stato a Palermo il 15 luglio 60. Senta, signor Onorato, lei viene sentito nell'ambito del procedimento penale a carico di Lucio Marcello Cina Gaetano, quale imputato di reato connesso. Come dà la facoltà di rispondere alle domande del pubblico ministero e da altre parti? Lei intende rispondere? Sì, intendo rispondere. Allora, può passare di nuovo nella postazione precedente? Tra poco possiamo attivare il collegamento anche per riguardo i monitor in aula. Sì, ecco, sì, possiamo attivare. Bene, allora il pubblico ministero può procedere. Facciamo un po' più di volume perché si mancherà un po'. Allora, tutto per lui. Signor Onorato, buongiorno. Buongiorno. Senta, lei ha fatto parte di Cosa Nostra? Sì. E può dire quando è stato combinato ritualmente? Sono stato combinato nel 1980. Chi ha partecipato alla cerimonia sua di iniziazione? Sono stato combinato all'epoca, era mandamento, nel mandamento di Rosario Riccobono a Partanna Mondello. E c'era Rosario Riccobono, Salvatore Micalizzi, i fratelli Petone, Gaetano Carollo, Rino Madonia, Enzo Calatolo, Giuseppe Buffa, Salvatore Lo Piccolo, Bartolomeo Spatola, rappresentante di Tommaso Natale, Giuseppe Gambino, capo mandamento di San Lorenzo, insomma, altre persone, Giovanni Saviano. Senta, per favore, dovrebbe parlare un po' più lontano dal microfono, sennò la voce rimbomba. Sì. Sì, sì. Senta, quindi lei quando è stato combinato, ritualmente in quale famiglia è entrato a far parte? Il mandamento di Partanna Mondello, all'epoca era mandamento nel 1980, di Rosario Riccobono. E le altre famiglie che facevano parte del mandamento di Partanna Mondello quali erano? San Lorenzo, Tommaso Natale, Capaci, Isola delle Femmine. Sì, il capomandamento ha detto era Rosario Riccobono, può dire chi erano, chi erano i capi delle famiglie facenti parte di quel mandamento? Rosario Riccobono era il capomandamento, il sottocapo era Salvatore Micalizzi, poi c'era il consigliere, era Ciccio Nicoletti, poi c'era l'altro consigliere, Porcelli, Antonino Porcelli, poi c'era il capodicina Gaspere Mutolo, sì, io poi c'erano... Io le chiedevo i capi delle altre famiglie dello stesso mandamento. Ah sì, in quel periodo il capofamiglia di San Lorenzo, che faceva parte del nostro mandamento, era Salvatore Buffa, fratello di Giuseppe Buffa. Poi il capofamiglia di Tommaso Natale era Bartolomeo Spadola, il sottocapo era Salvatore Lo Piccolo. Poi il capofamiglia di Capaci era Vincenzo Vassallo. Sì. Lei naturalmente quando è stato combinato è entrato come soldato semplice, no? Sì, sì. Poi successivamente lei ha rivestito cariche all'interno della sua famiglia, del suo mandamento? Sì, nell'87... sono uscito dal carcere agosto 87 e Salvatore Biondino, dopo la scomparsa di Pino Civiletti e Nino Porcelli era in carcere, mi ha dato a me la reggenza di Partanna Mondello. Me l'ha dato Salvatore Biondino perché dopo la guerra dell'82 il mandamento, dopo la scomparsa di Sario Riccobono, è stato passato a San Lorenzo, a Giuseppe Giacomo Gambino, e quindi siccome Giuseppe Giacomo Gambino era in carcere e l'aveva in quel periodo Salvatore Biondino
il mandamento, di cui io facevo parte in maniera strettissima. Quindi il mandamento quindi non era più di Partena Mondello, ma era di San Lorenzo. Ma era di San Lorenzo, sì. E lei venne nominato da Salvatore Biondino come reggente di Partena Mondello, della famiglia di Partena Mondello. Sì. Senta, gli uomini d'onore a lei più vicini, se li può indicare, facendo riferimento anche alla famiglia di appartenenza. Gli uomini d'onore in quel periodo erano Gaspare Mutolo, che era in carcere, Salvatore Davì, che era in carcere, Francesco Vitra. Scusi, Andrò, lei dice in quel momento, cioè quando è stato nominato reggente? Sì, sì. Vabbè, no, mentre stava in tutto il periodo in cui lei è stato dentro Cosa Nostra, chi sono stati gli uomini d'onore da cui lei è stato più vicino, sia prima che venisse nominato reggente che successivamente? Ah, sì. Giuseppe Civiletti, Nino Porcelli, Salvatore Biondino, Bartolomeo Spatola, Salvatore Graziano, Simone Scalici, Salvatore Biondo il Lungo e Salvatore Biondo il Corto. E questi erano gli uomini più vicini, di cui facevamo parte di un gruppo di fuoco anche abbastanza riservato. E della sua famiglia in particolare, gli uomini a lei più vicini? Nella mia famiglia in particolare, uomini più vicini, è stato Giovanni D'Angelo, che è stato un uomo d'onore, l'abbiamo combinato nel 92, ed era molto vicino a me, sì. Franco Vitrano. Lei fa riferimento sempre al periodo in cui lei era reggente. Sì, sì. Invece nel periodo antecedente, cioè prima della guerra di mafia, chi erano gli uomini d'onore a lei più vicini? Salvatore Michalizzi, che io con Salvatore Michalizzi era molto intimo, Michele Michalizzi, San Rosario Riccobono, questi c'era un'intimità abbastanza stretta. Sì. Nino Porcelli, Primo Civiletti. Senta. A lei risulta... Anche Enzo Sutera, che era della famiglia di Partena Mondello, era molto intimo con me pure. Sì. Allora, lei poi ha fatto riferimento alla zona tipo Pippo Gambino, è stato a lei molto vicino anche? Sì, 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 molto, molto. Famiglia? Pippo Gambino, Mario Toia, Giuseppe Buffa. E Pippo Gambino, lei ha detto di che famiglia faceva parte? Era il capomandamento di San Lorenzo. Sì. Senta... Lei risulta l'esistenza di una famiglia mafiosa di Malaspina? Sì, sì. Può dire cosa sa su questa famiglia mafiosa? Quando ha appreso l'esistenza di questa famiglia mafiosa? Ma prima questa famiglia Malaspina, quando io ho conosciuto... diciamo, la famiglia, la chiamavano non Malaspina, mi ricordo che la chiamavano in un'altra maniera, mi sembra la famiglia Uditore, se non erro ai tempi di Rosario Riccobono. Poi successivamente ho saputo che la famiglia Malaspina era nel mandamento della Noce, detto via Salvatore Biondino, che il reggente era Pierino Napoli. Era saputo in Cosa Nostra pure, che conosco da tanto tempo. Senta, e lei... Pierino Napoli è l'uomo d'onore di Malaspina, che ho conosciuto ai tempi di Pippo Gambino, dopo la guerra anche in Cosa Nostra che c'è stata, e che Pippo Gambino aveva a cuore, o come l'ha presentato... Pierino me l'ha presentato Enzo Sutera un giorno che eravamo, ricordo, all'ippodromo, che lui frequentava l'ippodromo della Favorita. E allora, andiamo per ordine. Quindi, questo Pierino di Napoli, lei ha detto, sì. Quando lei dice me l'ha presentato, fa riferimento a una presentazione rituale, cioè come uomo d'onore? Sì, sì, come uomo d'onore di Cosa Nostra.
E allora, quando le sono presentato il nuovo Donovan? Ma nel periodo, sto parlando sempre degli anni 81, 82, 83, in questo periodo, anche lui veniva frequentemente da Pippo Gambino, sempre dopo l'82. Aspetti un attimo, quindi sì. Le venne presentato ritualmente fra l'81 e l'83 per collocarlo meglio nel tempo, prima o dopo la guerra di mafia, prima o dopo la soppressione e la scomparsa di Rosario Riccoboni? Ma mi sembra in quel periodo, mi sembra dopo magari la scomparsa dell'82. Comunque eravamo all'ippodromo, che c'era Enzo Sutera, che frequentava quello. Questo Enzo Sutera, uomo d'onore? Sì, uomo d'onore della famiglia di Partano Mondello. Glielo presentò ritualmente quindi Enzo Sutera? Sì, sì. E le disse anche, e lei ha preso in quel frangente o successivamente, di quale famiglia faceva parte il Pierino di Napoli? Sì, sì, faceva parte della famiglia di Malaspina. Cioè, chi glielo... Anche Pippo Gambino, quando lui veniva diverse volte, era abitualmente veniva da trovare a Pippo Gambino, da Mario Troia, no? Nella villa di Mario Troia, vicino al Cervello. Lo stimava tantissimo e se ne parlava, era risaputo in cosa nostra, anche nella nostra famiglia. Chi è questo Mario Troia? Era il consigliere di Pippo Gambino, ora è latitante. Sì, e quindi il Pierino di Napoli veniva, si recava spesso presso questa villa e si incontrava con Gambino. Sì, sì, e Pippo Gambino lo stimava molto, dicendo che era un uomo molto valido, di azione, uno che era di azione. Quando dice uomo d'azione, che cosa si riferiva? Una persona di azione, una persona che sa usare molto bene le armi, una persona che uccide. Senta, questi colloqui con Pippo Gambino, avete detto il di Napoli, quando lei quindi vide e incontrò di Napoli in queste occasioni, sono successive rispetto alla presentazione su Tele, esatto? Sì, 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 sì. Lei poi poc'anzi ha fatto riferimento al fatto che di Napoli avesse rivestito qualche carica. Sì, poi ho saputo che era diventato reggente della famiglia di Malaspina. Quando... L'ho saputo intorno verso il 90, 91. Si ricorda da chi l'ho saputo? Da Salvatore Biondino. Che in quel periodo che carica rivestiva? Salvatore Biondino rivestiva era capomandamento della famiglia di San Lorenzo. Sì. Lei ha conosciuto altri parenti o fratelli di Napoli, Pierino? Sì, avevo un fratello avvocato, ci dicevano l'avvocato, poi avevo un altro fratello che mi sembra che erano tre fratelli. Però come uomo d'onore mi sembra che erano due. Se non ricordo male. Due complessivamente, compreso Pierino di Napoli. Quindi aveva un fratello, sì. Uomo d'onore. Si ricorda il nome? Mi sembra che si chiama Giuseppe, se non ricordo male. Senta, sa, è a conoscenza di attività criminali di Napoli, Pierino? No, come ho saputo e che si sapeva in Cosa Nostra, e lui si occupava molto dentro l'interno dell'ippodromo della favorita, e si occupava del gioco clandestino della favorita. Quindi scommesse clandestine? Sì, sì. Senta, lei si è mai rivolto direttamente o tramite altri uomini d'onore al Pierino di Napoli per avere qualche favore? No, una volta mi ho parlando con Salvatore Biondino che avevo bisogno di un favore con Salvatore Biondino, e avevo chiesto un favore di poter interessarsi per far entrare mio cognato alla Fininvest. E mi ha detto che, io ho detto se si poteva interessare,
E lui stesso mi ha detto che appena si vedeva con, ne parlava con Pino di Napoli, e per questo favore che mi dovevo fare per far entrare il mio cognato che era stato licenziato da un'impresa che faceva lavori di riprese per conto della Finvest. Quindi c'è un suo cognato, come si chiamava questo suo cognato? Si chiama Mauro Silvestri. Questo suo cognato che era disoccupato, quindi? Sì, sì, era stato licenziato perché questa ditta vostra era, non mi ricordo se era fallita. Comunque ne ho parlato con Salvatore e mi ha detto che poi ne parlava con Pierino. In che periodo questo avvenne, grosso modo? Ma questo nel 91 così, se non erro male, 91, in quel periodo che... Comunque nel periodo ben successivo rispetto alla guerra di mafia, esatto, per prendere dei... Nel 91, sì, questo lo... Lei era 90-91. Già... 90-91. Lei era già reggente della famiglia o ancora no? Sì, io ero reggente molto intimo, ci vedevamo ogni giorno con Salvatore Biondino perché eravamo, facevamo parte del, di un gruppo di fuoco. Ho capito. Che... Lei perché chiese proprio a Salvatore Biondino questo interessamento? Ma lo chiese anche perché per rispetto che lui era il capomandamento. Quindi perché era giusto che si chiede. Sì. E Biondino le disse quindi che sarebbe interessato con Pierino di Napoli. Le disse Biondino. Sì, sì, con Pierino di Napoli. Le disse Biondino Salvatore per quale ragione si sarebbe rivolto a Pierino di Napoli? Ma perché lui era anche molto intimo con Gaetano Cinà, una persona che io conoscevo pure da tanti anni, e che appena vedeva Salvatore a Di Napoli, io ne parlava perché poi lui si interessava tramite Cinà. Questo... Gaetano Cinà che aveva contatti con persone della Finvest. Questo le disse Biondino Salvatore? Sì, sì. Chi è questo Gaetano Cinà? Gaetano Cinà è una persona molto vicina alla famiglia di Malaspina, di Pino di Napoli, che conosco dagli inizi del 1981-82. Sì, ora ci arriviamo a Gaetano Cinà, intanto serviva identificarlo. Ma sa qualche cosa su questo Gaetano Cinà che ci possa aiutare a identificarlo? Sì, mi ricordo che nel 1981-82 diverse volte ho accompagnato in tanti posti che ero intimo con Salvatore Michalizzi, sottocapo del mandamento nostro di Rosario Riccobono, accompagnavo diverse volte nella lavanderia che lui aveva in via Isidoro Carini. Lui? E avevo pure un articolo sportivo. Lavanderia, il Chiesa di Rocarini, un negozio di articoli sportivi, quando le dice lui si riferisce a Gaetano Cinà. Sì, sì, in via Archimede, sì. Via Archimede cosa? Articoli sportivi, sì. E la lavanderia il Chiesa di Rocarini. Oh, torniamo un attimo a quel colloquio con Salvatore Biondino. E Salvatore Biondino, quello che lei ha poc'anzi riferito, cioè che si sarebbe rivolto a Pino di Napoli, che si sarebbe rivolto poi a Gaetano Cinà, che sarebbe a sua volta interessato, glielo disse tutto nello stesso colloquio, cioè è venuto tutto in un colloquio, no? Ne avete parlato in, a più riprese? No, ma con Salvatore ci vedevamo una volta, due volte, anche due volte al giorno, non è che c'erano problemi, perché eravamo, cioè, abbiamo parlato, io l'ho detto, e quando glielo ho detto mi ha detto che questo discorso che io le ho appena detto. Poi ci frequentavamo ogni giorno, perciò capace che qualche giorno me l'ha avuto magari anche detto, non è che c'è un problema. Senta, lei ha fatto riferimento poco fa alla Finvest, cioè lei esattamente era una richiesta generica. Thank you.
Pronto? Ci vedete? Ci sentite bene? Sì. Ci vedete, signora? Sì, sì, vabbè. Vediamo e sentiamo. Sì, è attivato il collegamento, il commissario può procedere. Quindi le stavo dicendo, lei ha fatto riferimento a questa richiesta che lei fece a Biondino perché si interessasse per far assumere suo cognato presso la Fininvest. E sì. la mia domanda era questa, era un riferimento generico relativo alla Fininvest, era un riferimento specifico a una emittente televisiva, non so. No, no, proprio alla Fininvest, perché mio cognato aveva questo, diciamo, obiettivo di poter entrare lì alla Fininvest. E io l'ho detto e lui mi ha subito detto quello che poi si interessava parlandone con Pierino. E poi ha saputo l'esito di questo interessamento? No, no, l'interessamento l'ho fatto sospendere io perché contemporaneamente con mio cognato discutiamo di aprire un deposito di bibite, che lui si era svuotato un negozio in zona Acquasanta, e quindi apriamo questo deposito di bibite e io dico a Salvatore di non interessarsi più perché mio cognato ha intenzione di aprire un deposito di bibite insieme a me, e abbiamo aperto assieme questo deposito di bibite. Ma questo quanto tempo dopo rispetto alla sua richiesta a Salvatore Biondino? Ma sempre nello stesso periodo. Si dico, dopo giorni, mesi? No, in quel periodo, magari è passata una settimana, 15 giorni. E quando lei disse a Biondino Salvatore che non c'era più bisogno, Biondino che cosa le disse? Cioè si era già interessato o non aveva neanche parlato ancora con il Di Napoli? No, no, perché avevamo molto da fare in quel periodo. Io gli ho detto che di non interessarsi, di non dire più niente perché non c'era più di bisogno, perché mio cognato aveva questa intenzione di aprire questo deposito lì. Quindi, e l'abbiamo aperto. Quindi non ho capito. Quindi, però successivamente non è che l'abbiamo aperto subito. Sì, ho capito. Dico, ma da quello che lei ha capito, quindi Biondino non aveva neanche parlato con il Di Napoli. No, mi ha detto ci va bene, allora non ne faccio più niente. Poi magari se ne aveva parlato, ma non me l'aveva detto se ne aveva parlato. Ho capito. Vabbè, veniamo a Cina Gaetano. Quindi lei ha fatto riferimento a questo Cina Gaetano. Lei lo ha conosciuto? Sì, sì. E quando? Ma lo conosco sempre negli anni 81, 82. E che ci andavo assieme con Salvatore Michalizzi, sottocapo del nostro mandamento, che io in quel periodo accompagnavo Salvatore Michalizzi, mi facevo tipo l'autista con Salvatore Michalizzi, e siamo andati un paio di volte, a trovare il Cina nella lavanderia e anche nel presso l'articoli sportivi, assieme con Salvatore Michalizzi lo accompagnavo e lì si incontrava con Cina e incontrava anche Francesco Di Carlo, che era molto intimo e stretto con la nostra famiglia. Chi è Francesco? Francesco Di Carlo era il rappresentante di Altofonte, della famiglia di Altofonte. Ma lei accompagnava il Michalizzi che andava a fare dalla Cina? Si incontrava con Francesco Di Carlo, perché Di Carlo in quel periodo era latitante. Quindi era molto che era latitante. Sì, scusi signora. E se la faceva lì da Cina, da Gaetano Cina. Quindi era un luogo dove abitualmente Michalizzi si recava proprio per incontrare Di Carlo? Sì, sì. Perché in quel periodo anche c'erano con Di Carlo discorsi che aveva puntato dei soldi nel traffico di droga, quello di Copacim, aveva puntato dei soldi e c'erano interessi fra di loro. Senta, e lei ricorda se in queste occasioni ebbe modo il Michalizzi di incontrare, oltre al Di Carlo, altri uomini d'onore?
Diverse volte siamo andati nella lavanderia, ha incontrato Di Carlo, ha incontrato il Cinà, anche se io aspettavo fuori in macchina, perché l'accompagnavo. Poi una volta c'è stata un'occasione che l'ho accompagnato un'altra volta all'articolo sportivo in via Archimede. Appena sono arrivato lì con Salvatore Michalizzi si è incontrato e c'era il Cinà, Francesco Di Carlo, assieme con Dell'Utri, Marcello Dell'Utri, c'era Mario Cancellieri, uomo d'onore della famiglia del Borgo. E mi ricordo che io con il cancelliere, Mario Cancelliere, ci siamo messi a parlare a parte, di fronte a questo negozio di articoli sportivi, di fronte a un negozio di frutta, e loro si sono messi a camminare verso Via Libertà, dove c'era il bar Caffici. Si sono appartati, si sono messi a parlare, sono andati a prendere un caffè loro là al bar Caffici. Dopo però che io ho salutato sia Dell'Utri, ho salutato a Cinà e poi mi sono allontanato per educazione, perché io avevo questo modo di comportamento che ogni volta che andavo con Salvatore Michalizzi mi allontanavo per educazione, per non ascoltare le conversazioni degli altri. E allora, andiamo un attimo passo passo. Quindi lei arriva con Michalizzi, entrate dentro allora il negozio assieme, giusto? Se ho capito bene. No, sì, lì davanti. Di davanti o entrate al negozio? No, non mi ricordo, se comunque lì siamo andati nel negozio, lì davanti però io ho salutato e poi mi sono appartato. Lei ha salutato tutti, compreso Marcello Dell'Utri. Sì, ma già io con il signor Dell'Utri già diciamo che l'avevo visto anche in altra occasione al bar Singapore in Via La Marmora, che lui veniva a trovare Salvatore Michalizzi. C'è? In Via La Marmora, dove che noi risiedevamo, dove che poi ci sono stati dei morti nell'82 in questo bar Singapore, in Via La Marmora, che era il bar di un uomo d'onore della nostra famiglia, Cannella. Allora, mi faccio capire, scusi un attimo, allora quando sì. lei si va lì con Michalizzi e trova Marcello Dell'Utri nel negozio di Cinà, quindi lei aveva sì. già conosciuto Marcello Dell'Utri? Sì, l'avevo visto al bar Singapore in Via La Marmora, il bar dove che noi era il nostro punto di riferimento, il bar Singapore, dove che io, Salvatore Michalizzi, i fratelli Michalizzi, anche Michele, il padre di Totino Michalizzi, Giovanni Saviano, Enzo Sutera, ce la facevamo in questo bar. Visto la nostra famiglia di Partano Mondello. Sì, signora, visto che almeno a quanto risulta pubblico ministero la prima volta che lei riferisce quest'altro episodio, dico, mi conferma questa circostanza? Che in precedenza? Sì. Cioè che la circostanza non aveva riferito in precedenza? No? Dico, allora raccontiamolo per bene. Quindi al bar Singapore, che era un punto di riferimento degli uomini d'onore di Partano Mondello, lei ha incontrato Marcello Dell'Utri, lei ha detto che era venuto per incontrare Michalizzi, cioè me lo spiega meglio. Sì, diverse volte è venuto lì al bar Singapore per incontrarsi con Salvatore Michalizzi. Era amico con Salvatore Michalizzi, non è che. E lei ha mai assistito a colloqui fra i due? No, si prendevano il caffè per i fatti suoi, parlavano e poi se ne andava, non è che. E in quel salutava tutti, Marcello era molto educato, salutava tutti, a Enzo Sutera, al fratello di Salvatore Michalizzi, una persona molto distinta. E in quell'occasione lei venne presentato al Dell'Utri? Sì, quando veniva là è stato presentato e poi si appartava con Salvatore Michalizzi per i fatti suoi. E non sa di che cosa avessero parlato? No. Michalizzi non gliel'ha mai detto? No. Vabbè, allora poi quando, questo rispetto all'incontro del negozio di Cinà, queste visita, chiamiamole così, al bar Singapore,
Quando risalgono? Stesso periodo, molto prima? Sì, lo stesso periodo, sempre 81, 82. È sempre lo stesso periodo, ma venivano tante persone a trovare Salvatore Vitalizzi, lì era un punto di riferimento, venivano anche persone, anche altri politici, che mi riservo di fare il nome, non è che veniva solo Marcello Dell'Utri. Senta, andiamo ora al negozio, quindi all'incontro del negozio. Poi, quindi lei salutò tutte le persone presenti, compreso quindi il Dell'Utri, e poi si appartano loro, sì, cioè, sì, e lei esce dal negozio. Sì, sì, me ne vado con Mario Cancellieri, che è un uomo d'onore della famiglia del Borgo, e ci mettiamo a parlare di fronte il negozio di articoli sportivi, di fronte c'è un negozio di frutta e verdura. Ci siamo messi a parlare qua con Mario Cancellieri, tempo che loro si sono venuti, andati a prendere il caffè al bar Cafice, sono andati a prendersi il caffè, sono ritornati e poi ce ne siamo andati. Loro chi? Loro è sempre Di Carlo, con Salvatore Vitalizzi, con Gaetano Cinà. E Marcello Dell'Utri? Sì, sì, con Marcello Dell'Utri, sì, l'ho detto. Lei sa che cosa si dissero in quella circostanza? No, completamente. Senta, lei poc'anzi ha detto che Cinà Gaetano era vicino a Cosa Nostra. E vuole precisare esattamente cosa intende lei per vicino a Cosa Nostra? Non mi è stato presentato come uomo d'onore Danilo Cinà. Ma era, per sentito dire da Salvatore e da altre persone, Salvatore era vicino a Salvatore Vitalizzi, che non era uomo d'onore, ma che era vicino alla famiglia di Malaspina. E come, in che senso, cioè, dico, le disse, le precisò episodi per il quale Cinà dimostrò di essere vicino all'organizzazione, alla famiglia Malaspina in particolare, che cosa esplicava questo suo ruolo? No, io ho chiesto se era uomo d'onore, mi ha detto no, che era solo vicino. Vicino non è che è uomo d'onore. Io sempre, per tenermi informato, chiedevo qualche cosa, sempre da quello che potevo chiedere a Salvatore Vitalizzi, per essere informato sempre in Cosa Nostra. Senta, lei ha conoscenza di episodi specifici relativi al Cinà Gaetano, altri episodi che ha appreso da terzi? Sì, un'altra volta, siccome dopo la scomparsa di Salvatore Vitalizzi e di Rosario Riccobono nell'82, Danilo Cinà si era avvicinato molto intimamente, che passavano un'ottima amicizia con il nuovo reggente che aveva preso il posto di Rosario Riccobono e Salvatore Vitalizzi dopo la scomparsa, aveva preso la reggenza Giuseppe Civiletti, uomo d'onore della famiglia di Partanna, no? Di Partanna Mondello, sì. E anche Nino Antonino Porcelli aveva preso la reggenza, erano due reggenti, sì. I reggenti. E era molto intimo con Giuseppe Civiletti. Questo come lo sa? Perché diverse volte è venuto al mercato ortofrutticolo, dove che il Civiletti aveva uno stender dentro il mercato ortofrutticolo di frutta al mercato di Palermo. Chi? E poi io ho accompagnato in diverse volte pure Pino Civiletti in via Carini, dove che il Civiletti stava facendo un palazzo, una costruzione, assieme con Nino Porcelli, in società con un certo Danilo Lamia, che hanno fatto due palazzi, uno qua in via Carini. Questo Danilo Lamia era vicino alla nostra famiglia di Partanna Mondello, si occupava di edilizia, e un altro palazzo l'hanno fatto in via Ruggero Loria, traversa di via Monte Pellegrino, di fronte al mercato ortofrutticolo. E
poi ho accompagnato diverse volte il Civiletti dove che lui stava fabbricando, e quando l'ho accompagnato diverse volte si sono incontrati con il Cina, solo così, non è che avevano appunto. E dove si sono incontrati? Dove si sono incontrati? Sì, in via Carini, dove che lui stava fabbricando il Civiletti, assieme con Gaetano e con Tanino La Via. Cioè veniva Cina al luogo dove si stava costruendo, oppure Civiletti andava al negozio di Cina? No, no, dove che stava costruendo. Senta, poi diceva che veniva spesso al mercato ortofrutticolo allo stand di Civiletti. Chi? Non si è capito, è chiaro che si riferisce. Sempre il Cina. Sempre il Cina, un paio di volte l'ho visto al mercato ortofrutticolo. Ricordo pure un particolare di questi incontri con il Cina, che mi è rimasto impresso anche per della quantità dei soldi che avevo visto dentro la borsa che il Civiletti mi aveva fatto vedere. Mi ricordo un giorno, posso parlare? Sì, sì, prego. Ascolta. Sì. Mi ricordo un giorno, mentre eravamo dentro il mercato ortofrutticolo da Civiletti, che eravamo io, Giuseppe Civiletti, Nino Madonia, uomo d'onore della famiglia di Resottana, e Gaetano Carollo, che era mio padrino, era colui che mi ha fatto di padrino quando sono entrato in Cosa Nostra, che era sottocapo della famiglia di Resottana. Mi ricordo che loro venivano pure spesso a trovare a Civiletti, e un giorno sono venuti con una borsa di questa sportiva, che avevano questa borsa piena di soldi che il Civiletti mi ha fatto vedere, che era una busta trasparente sigillata a fuoco. Dentro questa borsa di articoli sportivi che c'erano tutti i pezzi da 100.000 lire, quello che ho potuto constatare io, c'erano qualche 2 miliardi, 1 miliardo, quello che non sapevo la quantità dei soldi, però ho visto il volume che era piena, una borsa piena di soldi. E mentre che doveva venire il Cina a ritirarsela, e doveva venire il Cina a ritirare questa borsa di soldi, per chi glielo portava? Doveva venire il Cina a ritirarsi la borsa? Sia il Carollo che Nino Madonia, eravamo tutti lì assieme con dentro l'ufficio di Pino Civiletti. Sì. Aveva detto il Gaetano Carollo con Nino Madonia che doveva venire Cina a ritirarsi questi soldi per farli avere, che li doveva portare a Milano, che li doveva portare a Milano. Siccome mentre che eravamo là che aspettavamo, è venuto uno che era della direzione del mercato, che faceva parte della direzione, oppure se era della banca dentro il mercato, perché dentro il mercato c'è anche la banca, sì. Che ha chiamato le Civiletti e gli ha detto che erano venuti degli investigatori a indagare, perché avevano visto movimenti sia da parte mia, entrare e uscire, avevano visto che io entravo e uscivo dal mercato ogni giorno, e sia anche da parte dei Carollo e dei Madonia. E allora il Civiletti ci avvisò subito che questa persona che era della direzione del mercato, o non mi ricordo se era della direzione della banca, perché erano venuti per indagare anche se avevo io conti dentro questa banca, insomma, stavano indagando. E quindi quando questa persona ha avvisato il Civiletti subito ce l'ha detto a Nino Madonia e a Gaetano Carollo, e me l'ha detto anche a me, e ce ne siamo andati noi. Però che con l'impegno che il Civiletti doveva consegnare questi soldi, e poi ha dato l'incarico a Civiletti di consegnare questi soldi a Gaetano Cina. Lei sa se poi questi soldi furono consegnati a Gaetano Cina? Sì, sono stati consegnati. Come lo sa? Perché poi io ogni giorno
No, poi non ho frequentato ogni giorno, ma un giorno sì, due giorni no, perché sempre si fatto di... mi ricordo che prima di entrare al mercato ortofrutticolo facevo dei giri, dei sopralluoghi per vedere se c'erano appositamente di investigatori, di carabinieri, e mi vedevo sempre con i cicletti e mi aveva detto che era tutto a posto. E quindi, e furono, lei ha detto, sia Gaetano Carollo e Nino Madonia che le dissero che avrebbe dovuto portare questi soldi a Milano. Il Cina. Sì, che il Cina li doveva portare a Milano, però non so a chi doveva darle. Siccome il Carollo aveva pure degli interessi, molto interessi a livello finanziario là a Milano, che faceva dei palazzi, mi diceva che aveva delle industrie, delle fabbriche, costruiva, era una persona molto ricca. E anche Nino Madonia, e quindi però non so dove, che a chi l'ha fatti avere o per che cosa ci servivano. Vabbè. Senta, lei sa se Cina Gaetano aveva un fratello? L'ha mai conosciuto, fratelli di Cina Gaetano? Non ha sentito parlare? Sì, per sentito dire, so che aveva un fratello che... Non mi ricordo se mi avevano detto se era pure uomo d'onore, se era stato combinato, non mi ricordo questo particolare. Però so che avevo pure un fratello vicino alla famiglia. Sempre la stessa famiglia, cioè Malaspina? Sì, sì. Senta, sì, la famiglia Malaspina. Lei ha conosciuto Vittorio Mangano? Vittorio Mangano sì, lo conosco dai primi del 1980, 82, 81. Quando l'ha conosciuto? 83, dove l'ha conosciuto? Ma io diverse volte andavo sempre con Salvatore Micalizzi e poi successivamente anche con Giuseppe Civiletti alla Favarella da Michele Greco, che ho fatto diverse volte, ho pranzato lì assieme con altri uomini d'onore, con Pino Savoca, con altre persone di Cosa Nostra. E l'ho conosciuto in questa occasione alla Favarella. Le venne presentato ritualmente come uomo d'onore? Sì, sì, come uomo d'onore di Porta Nuova. Da chi le venne presentato? Ma se non ricordo male, da Pino Savoca, se non ricordo male. Perché eravamo là tutti, eravamo tante persone. Sì. Quindi lei ha detto, le è stato presentato un uomo d'onore di Porta Nuova. Ha mai saputo se Vittorio Mangano successivamente ha ricoperto cariche all'interno della sua famiglia? Sì, mentre che ero in carcere ho saputo che aveva la reggenza di Porta Nuova. E me l'ha detto un uomo d'onore della stessa famiglia. E che, di cui questo uomo d'onore era, diciamo, un po' seccato con Vittorio Mangano. E Giuseppe Andronico, che conosco da molto tempo come Cosa Nostra, della famiglia di Porta Nuova. E perché era seccato? Ma era seccato perché dice che era montato, si era montato un po' la testa e che aveva fatto fare un omicidio che ne poteva fare a meno. Era stato a ordinarlo, era stato lui, il Vittorio Mangano. Si parlava, mentre che parlavamo all'aria, io, lui, e assieme con Pino Calatolo, io, lui, con Giuseppe Andronico, che l'avevano arrestato, che poi invece è stato scarcerato con gli arresti domiciliari. Siccome abbiamo un'intimità abbastanza stretta con Giuseppe Andronico, confidenza per confidenza, mi aveva detto questo particolare. Ed ha avuto modo di parlarne con Pierino di Napoli, sempre durante la detenzione? Sì, sì, con Pierino di Napoli passeggiavamo all'area, eravamo abbastanza intimi. Cioè, dico, avete parlato di Vittorio Manga? Poi se lo sono portati a Pierino di Napoli, che gli hanno dato il 41, e se lo sono portati dalla sezione. Mi sembra che poi prima è andato a finire a Pagliarelli, se non erro male, che mi mandava pure i saluti
riguarda Pino Calatolo, lei ricorda di conversazioni avute, colloqui avuti con Pino Calatolo in cui le ha fatto riferimento a vicende relative a ripetitori di emittenti televisive? Sì, Pino Calatolo si lamentò un giorno, si lamentò abbastanza con Di Napoli perché cioè dice che avevano ritardato al pagamento dell'estorsione e si lamentò con Pino Di Napoli che non ci arrivavano questi soldi e ci ha detto pure che erano tutti carcerati, che avevano bisogno e che Pino Di Napoli poi gli ha risposto, mentre che passeggiavamo, di pazienziare un altro poco che lui ora si interessava, appena faceva il colloquio si interessava per fargliela avere. Ma questi soldi erano in riferimento ai ripetitori di quali emittenti televisivi? Alla famiglia di De Sultana, soldi per la famiglia di De Sultana, la famiglia di De Calatolo, Monte Pellegrino. Sì, no, la domanda era diversa, non la famiglia di Cosa Nostra che aspettava questi soldi, ma chi li doveva dare questi soldi? E per quanto riguardava i ripetitori, per quanto riguardava la Filmvest. Che loro nella cassa si lamentava che nella cassa mancavano i soldi, che hanno ritardato troppo, che mancavano i soldi della Fininvest, il pizzo, no? L'estorsione. E che il di Napoli gli ha detto, Pino, non ti preoccupare che ora mi interesso io, dice, tu lo sai, io sono in carcere, quindi le cose sono andate un po' male perché essendo in carcere io, però non è che abbiamo fatto altre volte brutte figure, cioè ha detto non ti preoccupare che appena vado a colloquio, il primo colloquio che faccio lo faccio sapere e ve li faccio avere. E fece riferimento al Calatolo dove erano ubicati questi ripetitori? No, no, per quanto riguardava i ripetitori della Filmvest. Sì, dico, erano ripetitori che erano collocati, non lo so, all'interno del tuo... Sì, sì, nella zona Monte Pellegrino, che fa parte della famiglia Calatolo, la Sultana, è Acqua Santa. Sì, senta, ed è a conoscenza di altre analoghe vicende riguardanti i ripetitori emittenti Filmvest? Ma per quanto riguarda i ripetitori, una volta mentre che eravamo io e Spatola, il rappresentante della famiglia di Tommaso Natale, Simone Scalici, Salvatore Graziano, sempre uomini d'onore della famiglia di Tommaso Natale, Spatola diceva che lui anche prendeva soldi, io pure li assaggio i soldi della Fininvest, perché dice che entravano pure a lui i soldi della Fininvest, però non mi ha detto da chi ci arrivavano, se non ricordo male. Non me l'ha detto. Senta, signor Dorato, lei quando ha iniziato a collaborare? Io ho collaborato il settembre 96. E quali sono state le ragioni che hanno indotto a collaborare? Non mi rivedevo più in Cosa Nostra. Per tutte le cose che erano successe. E in particolare? In particolare non mi sono più rivisto in Cosa Nostra per coscienza, per tutte queste, con tutto questo sangue che Cosa Nostra ordinava. Ero pure contrario ai miei figli che un giorno potevano intraprendere questa strada e quindi ho deciso di collaborare per mettere fine alla vita che facevo prima. Senta, lei quando ha iniziato a collaborare era detenuto? Sì, sì, detenuto presso la seconda sezione del Luciardone. Per quale reati? Ma io per il reato di associazione e associazione mafiosa e per un omicidio di Nino Badalamenti dell'81. Da quanto tempo era detenuto? Quando è iniziato a collaborare? Sono stato arrestato il 26/11/93, dopo 3 anni. Lei in questo momento è detenuto? Sì, sì, detenuto. Senta, nella sua collaborazione
di che tipo di reati si è autoaccusato? Ma sono accusato dell'omicidio di Salvo Lima, che ho commesso personalmente, e della scomparsa di Emanuele Piazza, della scomparsa dei fratelli Pedone, che erano l'onore della famiglia di San Lorenzo, della scomparsa dei cugini Graffagnino, della scomparsa di Noto, un certo Noto, di un certo D'Agostino, altri omicidi che dopo l'omicidio Gaeta, insomma. Numerosi omicidi. Commessi, sì. Commessi tutti in prima persona o anche... La scomparsa dei fratelli Ceusa, tutti fatto pure, mi scusi, tutti omicidi commessi in prima persona o anche come mandato? No, commessi come persona di esecutore ordinati da Salvatore Biondino e alcuni anche da Salvatore Reina direttamente. Senta, ora io le farò una serie di nominativi rispetto alle quali lei dovrebbe dirmi se ha avuto modo di conoscerli e se sa se questi hanno fatto parte di Cosa Nostra con la relativa eventualmente eventuali cariche rivestite. Cancemi Salvatore. Salvatore Cancemi? Sì. Eh sì, era il capomandamento in quel periodo che eravamo fuori di Porta Nuova. Lo ha conosciuto personalmente? Sì, personalmente. E quindi l'è stato presentato ritualmente? Sì, ma lo conosco a Salvatore Cancemi dai primi 81-82, quando sono stato combinato, che veniva pure assieme con Giochino Cillari, veniva a trovare Salvatore Micalizzi, oppure veniva da Salone Riccobono. Sì. Allora, di Mutolo Gaspari ha già detto che era della sua stessa famiglia, esatto. Era capodicina della nostra famiglia in quel periodo, nell'81-82. Giovan Battista Ferrante, sì, eravamo nello stesso gruppo di fuoco dove abbiamo commesso omicidi insieme, anche l'omicidio Lima e altri omicidi. Ed era uomo d'onore di quale famiglia? Di San Lorenzo. Angelo Sino l'ha mai conosciuto? No, Angelo Sino lo conosco così di vista, ma ci siamo incontrati al carcere, lui diceva che mi conosceva, che aveva sentito parlare di me, ma io non l'ho conosciuto mai. Francesco... So che aveva comprato alcuni immobili nei miei parenti, nel mio suocero, nei miei zii, Graziano, i costruttori, però non lo conosco. Francesco Marino Mannoia l'ha mai conosciuto? No. Tommaso Buscetta? No. Antonio Mancini? No. Calogero Ganci? Sì. Come l'ha conosciuto? Cioè, senza entrare nel dettaglio, è stato presentato ritualmente come uomo d'onore? Sì, ci conosciamo all'inizio quando sono stato combinato che... Abbiamo partecipato in alcuni delitti assieme anche con suo padre, con il suo fratello, conosco suo fratello Stefano come uomo d'onore, a suo fratello Mimmo, a tutta la famiglia, ci sono stato anche al matrimonio quando si è sposato suo padre con la sorella Pippo Gambino, era molto intimo con loro. Calogero Ganci, per completezza di quale famiglia faceva parte? Faceva parte della famiglia della Noce. Quando l'ho conosciuto era famiglia, la Noce, sì. Poi è diventato mandamento successivamente. Antonino Galliano l'ha conosciuto? No. Francesco Paolo Anselmo? Sì. Anche lui famiglia della Noce, uomo d'onore della Noce, molto intimo anche con Rosario Riccobono, con la nostra famiglia. Francesco Scrima l'ha conosciuto? No. Francesco Lamarca? Francesco Lamarca sì, l'ho conosciuto anche nei primi come uomo d'onore della famiglia sempre di Porta Nuova. Sì. Salvatore Cucuzza? Salvatore Cucuzza lo conosco pure da uomo d'onore dall'81
mi è stato presentato in quel periodo, nell'82 mi sembra, non mi ricordo, comunque in questo periodo, dalla famiglia del Borgo, che fa parte del mandamento. Sa se ha coperto cariche all'interno della famiglia? Sì, sì, è stato reggente, anche in quel periodo lui era reggente, nel periodo dell'82-83. Antonio Patti l'ha conosciuto? No. Tullio Cannella? No, no. Antonio Calvaruso? No. Gioacchino Pennino? No. Ha conosciuto Giovanni Ienna? Sì, sì. E cioè? Cosa sa di questa persona? Lo conosco perché la moglie è cugina di mio suocero, si chiama Graziano. E lo conosco, ma non è uomo d'onore, ma vicino, molto vicino a famiglie numerose per questioni di interesse mafiosi. Partito vicino a chi? Ma vicino, un periodo è stato vicino ai Pollarà, un periodo ai Graviano, questo. Pietro Romeo l'ha mai conosciuto? No. Pasquale ed Emanuele Di Filippo li ha conosciuti? Ma Emanuele lo conosco, a Pasquale no, non lo conosco. Emanuele l'ho conosciuto in carcere, anche se lui diceva di conoscermi anche da fuori, da quando eravamo ragazzi, dal 79-80, che praticavamo le discoteche assieme, però non me lo ricordavo. Cioè lui dice che mi conosceva. E che cosa ha saputo su questo? Sa qualche cosa Emanuele Di Filippo? Sui suoi rapporti con Cosa Nostra? Emanuele? Sì. Emanuele era molto vicino a suo cognato, a Nino Marchese. E poi c'era suo fratello che era genero di Tommaso lo Spadaro, sì, che io conosco personalmente. Hai conosciuto Pietro Carra? Pietro Carra no. Senta, durante... nel periodo della sua collaborazione, lei ha avuto modo in carcere di incontrarsi con altri collaboratori di giustizia? Ma durante la mia collaborazione, prima sono stato, i primi mesi, sono stato isolato, e mi ricordo che addirittura facevo quello che mi lamentavo moltissimo, che facevo un colloquio ogni 2 mesi. Che non vedevo i bambini, non vedevo mia moglie, non vedevo nessuno e mi lamentavo moltissimo. Per quanto tempo è stato isolato? Ma 3 mesi, così, 4 mesi. E quindi mi lamentavo moltissimo che non facevo colloqui, che non incontravo i bambini. Ho detto addirittura io quando ero da parte di Cosa Nostra facevo un colloquio ogni settimana. E Cosa Nostra mi pagava il colloquio per venire a Cagliari. Ora sono da parte dello Stato, cioè mi lamentavo a livello così, non è che fatemi fare un colloquio, invece insomma facevo sempre un colloquio ogni 2 mesi, ero pure isolato, stavo peggio di quando non ero collaboratore. Poi dopo 4 mesi così sono stato portato, dopo che ho fatto tutte le dichiarazioni abbastanza, sono stato portato in compagnia a Repiglia con altri collaboratori che però non avevo nessun processo, cioè con me non avevano nessun processo, non avevano commesso nessun reato. E si è in particolare incontrato in carcere con Francesco Di Carlo? Sì, Francesco Di Carlo l'ho incontrato a carcere di Rebibbia, l'ho incontrato, però che si ombrava, non si fidava, poi era sorvegliato 24 ore al giorno, aveva sempre una guardia accanto, dice che era il suo angelo custode, cioè non era tipo tranquillo, si preoccupava, anche si guardava da me, era tutto che si guardava, tutto che si ombrava, la guardia sempre accanto, che aveva sempre le guardie accanto, che lo sorvegliavano, non lo lasciavano mai un attimo solo.
Senta, lei ha mai parlato? Aveva pure questi petti dove mangiava a parte, si faceva e cucinava a parte, aveva questi petti sigillati con il catenaccio, se io ci offrivo magari 7 volte, ti offro un caffè, non neanche mi accettava completamente, perché forse sapeva che lo volevo avvelenare, io mi preoccupavo per me e lui si preoccupava per lui. Senta, lei ha mai parlato con Francesco Di Carlo di temi di oggetto di interrogatori? No, io già sono stato ascoltato per questo discorso dei magistrati e ho detto quello che ripeto adesso, che non abbiamo mai parlato di niente, anche se poi volevamo parlare, lui aveva sempre la guardia accanto, era sempre sorvegliato 24 ore al giorno, ma poi non abbiamo mai parlato di processi e di niente, completamente. Questa guardia accanto, cioè era accanto anche quando voi vi fermavate a scambiare qualche parola? Sempre accanto, lui andava in palestra e la guardia in palestra, lui andava, entrava nella stanza e la guardia lì davanti, lui andava a passeggio e la guardia sempre a passeggio. Vi fermavate a scambiare qualche parola? Sempre accanto, lui andava in palestra e la guardia in palestra, lui andava, entrava nella stanza e la guardia lì davanti, lui andava a passeggio e la guardia sempre a passeggio, sempre con loro. Sì, infatti poi cambiava il turno, quindi cambiavano dopo 6 ore, 7 ore, non lo so, cambiava la guardia e chi vedi impazziava un'altra guardia. Sì. Senta, e lei in carcere ha incontrato Giuseppe Guglielmini? Sì. Ha mai parlato con Giuseppe Guglielmini di argomenti oggetto di interrogatorio resi da lei o da rendere? No, completamente. Guglielmini poi è stato poco, poi è stato trasferito. Poi sono stato trasferito pure io, non è che sono stato sempre là, andavo, venivo, non ho mai parlato con nessuno, io delle mie cose non parlo mai con nessuno, anche perché sono un tipo molto chiuso, le mie cose me le tengo per me, ognuno si tiene le sue. Senta, lei ha conosciuto Cosimo Cirfetta? Io ho conosciuto lei con Cirfetta, questo di qua che poi neanche mi ricordavo come si chiamava, poi me l'hanno fatto ricordare quando mi hanno interrogato su questo argomento. E le posso dire che sì, l'ho conosciuto, ma era una persona intrattabile completamente, una persona sporca. Poi addirittura le guardie mi hanno detto di non completamente di stare attento, perché un giorno l'avevano visto dentro la stanza. E assieme a noi, lui aveva portato dei sacchetti con il pesce per poter mangiare, no? E mi è sembrato male a dirgli no, e ha mangiato assieme a noi. A noi? E comunque, a me, a Guglielmini. Sì. E poi una guardia, non mi ricordo che era l'ispettore, mi ha avvisato di stare attento, di non dargli troppo confidenza a questo, perché era un drogato e che faceva entrare anche sostanze stupefacenti dentro la sezione, attraverso la sorella, la moglie, la madre, non lo so, se le mettevano in mezzo alle gambe e la entravano, e questa sostanza stupefacente. Infatti da tutti i detenuti che eravamo noi in questa sezione, l'unica persona a cui spogliavano era questo Cirfetta. Poi a tutti gli altri nemmeno che mi spogliavano, perché una persona pulita, senza avere problemi con nessuno, e invece a lui lo spogliavano, e infatti lui si lamentava perché dice mi spogliate, perché sapevano che questo entrava delle sostanze stupefacenti, non so, io mi fanno schifo queste cose. E poi infatti non gli ho dato più confidenza quando mi hanno avvisato, e lui si è incavolato, perché visto che io non gli davo più confidenza, e neanche il Guglielmini, ma perché era malato, forse era tutto malato, perché prendeva sempre 100 gocce al giorno, medicinale, come si imbiagava, era una persona molto, tutto pieno di tatuaggi dalla testa ai piedi, in faccia, ovunque aveva tatuaggi. Senta, le diceva, lo spogliavano, cioè si riferisce a controlli che facevano gli agenti di custodia? Sì. E lei dice poi di averlo un po'
aveva un po' preso le distanze da lui, che lui si sarebbe arrabbiato con lei. Cioè, come si è arrabbiato perché ho visto che non ci avevamo più confidenza. Sì, ma questo come c'era un certo Marcello, si chiama Marcello questo di cognome, Vincenzo, napoletano, che si avevano avuto pure discorsi, perché quello diceva: tu non vedi che tu sei troppo infame, sei pericoloso, dice, tu a me non mi deve salutare, perché forse gli aveva combinato pure qualche cosa a questo, no? Però a me non mi aveva combinato niente, io non è che so qualche, non so niente, cioè non... buongiorno, buonasera e basta, per me non è che ho a che fare con questo oppure con altri. E avevano avuto pure discorsi con questo Marcello, perché forse ci aveva messo qualche tragedia, qualche cosa. E poi se n'è andato all'isolamento. A me sembra che era andato all'isolamento perché aveva avuto discorsi con questo Marcello. E basta, da quel momento non l'ho visto più. Poi ho sentito che mi aveva detto alcune cose su di me, ma io non completamente, no, non neanche... Signor Rato, no, la mia domanda era diversa. Cioè, com'è che lei ha saputo che il Cirfeta era risentito nei suoi confronti perché lei lo aveva un po' allontanato? Perché lo dicevano nell'ambiente, dentro la sezione, i carcerati, anche gli altri detenuti. Cioè che lui si era lamentato? Si era lamentato perché diceva non mi saluta, diceva che cosa c'ha, dice quello, che ne so, cioè anche uno diceva che ne so, che... E quello che questo Marcello gli ha detto, cioè tu non sei buono, ci metti a genere, infametà, e che gli aveva messo pure a lui, infametà. Ma tutti i carcerati ne parlavano male di questo, perché metteva sempre da genere, infametà. Ma a me non mi interessava perché io, ripeto, neanche ci davo confidenza. E quando lei ha fatto riferimento comunque a un'occasione in cui lei ha mangiato insieme con Cirfeta e Guglielmini, esatto? Sì. È stata un'unica occasione, giusto? Sì, 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 poi ci hanno avvisato che questo era un po' pericoloso. Oh, durante questo pranzo avete parlato di che cosa? Niente, di mangiare, beh, l'Inter, il Milan, la Juventus, il pallone, questo. Quindi di che materie, oggetto di processo, di interrogatorio, ne avete parlato? No, completamente, non esiste. Lui si lamentava abbastanza, mi ricordo che si lamentava abbastanza perché l'avevano arrestato di nuovo, che l'avevano portato in carcere, anzi mi diceva certe volte che gli decisero a dire una cosa, che mi diceva che ma che collaborato a fare, mi mettono in giro, mi sticava a non collaborare, va, ha visto a me che io ho collaborato, ho fatto tanto, ho fatto arrestare un sacco di persone, la mia hanno chiuso di nuovo in carcere. E io ci faccio con gli amici, questo gli stica a noi a non collaborare, non gli dà l'ascolto perché questo è pericoloso. E basta, non è successo più niente. Senta, lei... Pensa, addirittura che lo volevo denunciare per questo motivo, che lui istigava a non collaborare. Invece con gli amici, vabbè, io lascio stare, ma non è che... Senta, lei sa se c'erano rapporti... anche di sola conversazione tra Di Carlo e il Cirfeta? No, completamente. Di Carlo neanche mi dava confidenza a me. Si figura gli dava confidenza a quello, a quel giocato, tutto sporco. Questo camminava per le piede scalze nel cemento, in mezzo alla sporcizia. Stiamo parlando di una persona molto schifosa, noi stiamo parlando di una persona sporca, completamente. Di Carlo poi non dava confidenza a nessuno. Di Carlo dalla mattina alla sera parlava con le guardie, oppure con la televisione, che si guardava la televisione. E basta, non è che si guardava da me, da lui e me, si guardava da tutti. Vabbè, il pubblico ministero per il momento è un'altra domanda. Onorato, risponderà ora le domande del difensore delle parti civili. Sì. Soltanto... Io so, ecco, soltanto un paio di domande, signor Onorato. Senta, lei ha fatto riferimenti a questi incontri al bar Singapore. Ecco, in che anni si sarebbero verificati? Sempre nel 81-82, prima della scomparsa di Salvatore Micalizzi. Senta, me li può raccontare? Lei ha detto di avere visto più volte il De Lutri
in questo bar Singapore. Sì. Ecco, e con chi arrivava? Veniva da solo? Ma non mi ricordo con chi arrivava, se veniva solo. Io l'ho visto solo arrivare lì, salutare a tutti educatamente, poi si appartava, si vendeva il caffè con Salvatore Michalizzi e poi se ne andava, non è che stava molto. Ho capito, salutava tutti, tutti chi? Può ripetere i nomi degli abituali? Sì, le persone che eravamo, frequentemente eravamo sempre lì al bar Singapore, io, Sutera, Vitrano, Michele Michalizzi, Salvatore Michalizzi, il padre Giuseppe Michalizzi. Eravate era Giuseppe... tutte persone dell'organizzazione Cosa Nostra? Sì, sì, anche certe volte c'era pure Pino Civiletti, era il bar frequentato dalla nostra famiglia, quello è un bar della famiglia di Pantanondello, diciamo. Ho capito, senta, e le venne presentato il Dell'Utri? Sì, sì, il signor Dell'Utri, basta. Da chi le venne presentato? Da Salvatore Michalizzi. E lei che se a Michalizzi chi era questo Dell'Utri che faceva? No, Il Michalizzi le parlò mai del Dell'Utri come di persona vicina a Cosa Nostra? No. Lei ha fatto riferimento anche ad altri uomini politici che avrebbero frequentato questo bar? Sì. Ecco, ma chi erano questi altri uomini politici? Erano politici che venivano a trovare Salvatore Michalizzi e che venivano frequentemente al bar. E venivano a cercare Michalizzi per fare che cosa? Sa di che cosa parlavano? Ma anche di politica. Vabbè, di politica che vuol dire? Che parlavano... parlare di politica? Che Salvatore Michalizzi si occupava di politica, si occupava anche di prendere voti, di fare campagna elettorale, tempi di elezione. E quando c'erano questi politici dei quali ancora non abbiamo parlato, era anche presente il Dell'Utri? Lei ricorda di aver assistito a questo tipo? No, io ricordo solo che Dell'Utri singolarmente veniva e basta. Ecco, ma chi erano questi altri politici? Ma ci sono indagini anche in corso e quindi non posso fare. No, scusate, non posso rispondere. Ma parlare di altri politici in corso. Perché all'epoca non No, altri politici che intendo io che oggi so che Dell'Utri è politico. Ora dico altri politici nel senso che venivano altri politici. Non è che sapevo che Dell'Utri che era politico in quel momento. Questo l'ho capito. No, volevo sapere chi erano questi altri politici che normalmente frequentavano questo bar Singapore. Ma io l'ho detto in certe dichiarazioni, già l'ho detto, non lo so se posso, che ci sono indagini in corso. Siamo sempre, vale, dico dall'81. Ma se vuole glielo posso dire magari uno magari glielo posso dire che era frequentemente. O me li dice, insomma, perché uno, lei li dica, non... D'altra parte se ne ha già parlato... Se questi nomi li può anche dire. Vabbè, se vuole il Presidente lo posso dire. Grazie Presidente. Veniva Franzi Gorgona, veniva Di Fresco, Ernesto Di Fresco, veniva un certo Nicosia, che questo era del... aveva un ufficio che noi diverse volte se ci siamo andati in via Galileo Galilei, questo era politico pure, venivano questi politici. E lei assisteva a questi colloqui tra i Michalizzi e i politici? No. Quindi... si appartavano lì dentro, parlavano tra di loro e basta. Ecco, però... L'unico che certe volte ascoltava... la conversazione era Michele Michalizzi, il fratello di Salvatore. Ho capito. E lei quindi sostanzialmente conosce il contenuto dell'epoca fa, ha parlato di voti, campagne elettorali, dico, lo sa attraverso quello che le ha riferito il Michalizzi? Sì, no, perché
si occupava, Michele Izzi, io conoscevo Ernesto Di Fresco come politico, Renzo Gorgona lo conoscevo pure, che abita pure a zona Mondello, e con Ernesto Di Fresco ci andavamo diverse volte, andavamo a trovarlo al cinema, al Tiffany, che sopra c'era l'ufficio, e ci andavamo io, Enzo Tutera, andavamo con Salvatore Michalizzi. Diciamo che io gli portavo sempre, in quel periodo avevo 19 anni, 20 anni, gli portavo sempre la macchina.